Sul nostro pianeta vive un esserino rosso, soprannominato Rabbia, e abita dentro di noi. Vive tranquillo, riposandosi e sonnecchiando, ma quando si sveglia si scatena l'inferno. In qualche persona si svela frequentemente, ad esempio in un bambino che viveva chiuso in casa a giocare con il suo videogioco. A un giorno si ruppe il suo gioco preferito e così dentro di lui si svegliò la rabbia. Il bambino divenne pavonazzo, gridò più forte che poteva. Si alzò in piedi sul divano e saltando pestò i piedi. Supermercato. Vieni anche tu? No, io rimango a casa a giocare al mio super mega videogioco. Appena usciti i genitori, il bambino tornò nella sua camera, prese in mano il suo videogioco e si sdraiò sul letto. Ma poi gli venne una brillante idea: spostare tutti i mobili del salotto. Adesso sono comodo per giocare all'Xbox. Ma come? Sto perdendo! Sto perdendo! Ecco fatto, ho perso! Ecco, perché? Perché? Come ho fatto a perdere? Uscì fuori e strappò l'erba del giardino. Questo non doveva succedere! Ruppe i vasi dei fiori. Se si rompe il videogioco, si rompono anche i vasi. No! No! E sporcò di fango i panni stesi. Te! Prendete questo e questo e pure questo! È un'ingiustizia! Perché adesso? Perché a me? Mi potete spiegare il perché? Uffa, uffa, uffa! Uffa! Corse sulla collina. E lì si sedette. Oh, che pace. Iniziò a piangere. Venuta la sera, tornò a casa e non mangiò niente. Io non mangio. Dai, mangia, dopo ti senti male. No, no e no. Mangia, che le verdure fanno bene. No. Il terzo giorno Rabbia non resistette più ai morsi della fame. Basta, la fame non la sopporto, me ne vado! E se ne andò. Così dentro il bambino non ci fu più rabbia e diventò veramente un bambino tranquillo. Oh, adesso vado al parco. Oh, guarda, c'è una bella bambina. Vuoi giocare con me? Sì, certo. Giochiamo al nascondino. Va bene. Vuoi iniziare te? Sì.
Sì, grazie. Il bambino scoprì che giocare fuori era più divertente. Ed avere un'amica ancora di più.